schiappa. Attraversiamo l'ultima dogana del nostro viaggio, dal Kazakistan al Kirghizistan. In Kirghizistan siamo visa free per 2 mesi, quindi ce la possiamo prendere abbastanza tranquillamente, vedere più o meno tutto il paese, che è abbastanza piccolo, circa 2/3 l'Italia. Passiamo per questa strada, che è l'unica strada pianeggiante del Kirghizistan, che è composta per il 94% di montagna. Un'altra cosa che si nota appena si entra in Kirghizistan è finalmente l'assenza della foto del dittatore di turno e la presenza invece della statua di Lenin, che comunque è più neutra. Insomma, dipende dai punti di vista. Vabbè, sai, comunque è glorioso passato, ma almeno non è, insomma, il tizio di adesso. E il Kirghizistan, una delle sue particolarità è che è un paese di rivoluzionari. Nel 2005 e nel 2010 sono state 2 rivoluzioni che hanno deposto quelli che hanno tentato di prendere in mano il potere, come hanno fatto Nazarbayev in Kazakistan, Aliyev in Azerbaijan. E arriviamo nel nostro primo paesello, nel primo paesello dove dormiremo, Aksu, dove veniamo ospitati da una famiglia, e sono una famiglia cino-siberiana. Comincia l'avventura culinaria del Kirghizistan ed Elena mangia Yaitza. Però stavolta ho persino 3 pomodori e 3 cetrioli, oltre che qua qualche erbetta. E ci offrono anche uno spettacolino, perché la ragazza che abita in questa casa, appunto, fa parte di una compagnia di danza. Tipica sauna kirghiza, ci facciamo un bel bagno, finalmente un proper bagno dopo 15 giorni praticamente. Una sauna da paura. Per la prima volta ci cucinano su misura, cioè roba apposta per noi. Erna la sua porzione vegetariana, a me la mia porzione non vegetariana, e insomma ce la spassiamo con questi ragazzi, uno di loro suona la chitarra, la sera suoniamo un po' insieme, insomma ci divertiamo. Primo impatto col Kirghizistan è molto bello. Siamo pronti per ripartire, la direzione Bishkek, la capitale. Siamo sulla strada verso la capitale del Kirghizistan, Bishkek. Qui, appunto, invece delle foto del presidente, ci sono un sacco di bandiere del Kirghizistan. La bandiera del Kirghizistan è rossa e al centro c'è una specie di sole con 40 raggi che rappresentano le 40 tribù di cui è composto il Kirghizistan. E al centro è stilizzato praticamente il tetto di una yurta, per simboleggiare comunque l'origine, la tradizione nomade del popolo kirghizo. Arrivati a Bishkek, ci troviamo in una capitale ancora una volta post-sovietica, le cui bellezze sono abbastanza trascurabili, però si respira un'aria positiva. E cerchiamo un posto dove sistemarci, resteremo qualche giorno, e per caso incontriamo dei ragazzi che ci indirizzano verso un posto particolare. Questo posto è un ostello unicamente dedicato ai cicloturisti. E dopo tutta questa strada, le bici si meritano una bella pulita approfondita.
Quindi, approfittando di questo bellissimo posto dove ci troviamo, ci mettiamo a pulire le nostre amate cavalli. Dopo esserci sistemati in questo bellissimo ostello e aver conosciuto tutti questi ragazzi, ci rechiamo insieme ad Alessandro alle celebrazioni per la festa di indipendenza del Kirghizistan. Qui la piazza è allestita in festa, c'è tutta Bishkek in giro, è qui che si nota la mescolanza etnica del popolo kirghizo. Uigur della Cina occidentale, siberiani, i biondi russi, i più arcigni montanari kirghizi. 31 agosto 2014, oggi è il 23° anniversario dell'indipendenza del Kirghizistan. Una settimana cominceranno i World Nomad Games. È la prima edizione di un festival dedicato esclusivamente ai giochi di tradizione nomade, organizzato dal Kirghizistan insieme alla Turchia, che si svolgerà appunto sulle rive del lago Issyk-Kul. Così decidiamo di recarci sul lago, fare un giro di questo bellissimo lago alpino, il secondo lago alpino più grande del mondo, e aspettare una settimana girando appunto il lago in attesa che cominci questo grande evento. Ci sono delle yurte, normalmente le yurte in questo periodo dell'anno stanno in montagna, in alta montagna. Qua siamo a 1600, ma 1600 per il Kirghizistan non è alta montagna. Alcuni nomadi che hanno, diciamo, rinunciato alla loro vocazione di allevatori portano qui giù le loro yurte cercando di vendere prodotti ai passanti. Ammazza, che roba! Stiamo attraversando la valle del Chu, fiume Chu, diretti all'Issyk-Kul. Decidiamo di fare tutto il giro del lago cominciando dalla sponda meridionale. Ed eccoci arrivati a Issyk-Kul, il secondo lago alpino più grande al mondo, secondo solo al Titicaca. Siamo infatti a 1600 metri di altitudine. Il quinto lago più profondo al mondo. Le sue acque sono leggermente saline. Si tratta in realtà di una depressione all'interno della catena montuosa del Tien Shan, una delle catene montuose più maestose della Terra. Si trova al confine tra Cina e Kirghizistan. In bicicletta circumnavigheremo tutto il Issyk-Kul per i suoi 680 km di circonferenza, cercando di mostrarvi ciò che di interessante questo lago ha da offrire. Qui ci fermiamo per la notte su una spiaggia molto bella, ci sono animali al pascolo lungo tutta la spiaggia.
qui cerchiamo di procurarci qualcosa da mangiare, in realtà non c'è nulla in tutto il paese, c'è un solo market dove praticamente vendono solo caramelle. L'unica cosa che riusciamo a trovare bussando la porta di una casa sono uova, quindi ci ritroviamo. Ovviamente. È proprio un destino funesto questo delle uova. E le spacchiamo dentro la nostra gavetta. E un accendino. E questo è il risultato. Cara show. No, no. Spacca.